Buon pomeriggio, ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, nuovo video sulle mie borse, finalmente ce l'ho fatta a registrare questo video. Allora, questo video sulle borse, potrò vedere un po' quante borse ho. Alcune le ho date, alcune le ho buttate e alcune invece me le ho tenute. Quindi vabbè. Niente, giungiamo al questo. Sì, è un po' maltrattata, ma proprio i dettagli. E mi piace un casino, non la sto più usando perché ragazzi preferisco cambiare borsa ogni tanto e quindi questa è la borsa, come vedete, cioè, tutta carina, tanto ormai l'avete già vista com'è dentro, vedete com'è dentro, si vedrà mai una mazza, però ci provo. Ecco qua, già piccolina da braccio, vedete, da polso. Questo non mi ricordo neanche dove l'ho comprata, però è carina, solo che la uso poco o niente, praticamente quasi mai. Poi non è che ne ho tantissime di borse, però le uso poco o niente. Questa, proprio questa, è tutta unica. Questa dove potrei usare quindi sempre andare così a fare una passeggiata, ma quando mai io vado a passeggiare, vabbè, lasciamo perdere. E niente, vabbè, a passeggiare ci vado sempre, però vabbè. Comunque questa è la borsa che mi piace tanto, piccola, ma bellina, abbastanza bellina, vedete? E dentro non c'è niente, però ci potete mettere al massimo dentro un fazzolettino, un pacco di fazzolettini, oppure il cellulare, quello che volete voi, e niente. Poi altra borsa che sto stramando, la uso pochissimo, vabbè, ed è questa, bellissima, adoro. Qua c'è un'altra tasca, come potete ben vedere, non è finta, è vera, è reale. Vedete? Qua vedete un po'. Eccoci. E questo è tutto quello che ci porto dentro, ma non è sempre così perché ragazze, io le borse non è che le massacro, erano anni fa quando ero adolescente che, come devo dire, massacravo le borse, ci mettevo troppa roba dentro, ma non sono tanto cambiata da allora, sono sempre la stessa, però alcune cose le svuoto piano piano perché altrimenti mi fa male la schiena e quindi no. E altre borse ve le vorrei far vedere, ma raga, sapete benissimo che come dire, se vi faccio vedere altre borse poi qui aspettate un secondo, vi giro. Così ve la faccio vedere meglio. Eccoci ragazze, questo qui è il mio armadio, va bene, non fate caso a cosa vedete lì. Queste sono tutte le mie borse, come potete ben vedere, sperando che si veda tutto perfettamente. E queste sono le mie borsettine, bellissime. Però non le uso tutte, perché ragazze non ce la faccio a usarle tutte. Non ce la faccio e basta, vedete? Queste sono le borsettine, nulla di che, a parte questa, io da questa parte, vedete, questa qui, cioè. E niente, ritorniamo alla postazione, perché di qua non c'è niente, vabbè, lì ci tengo roba, cose personali, che non sto lì a riferirvi, a parte un pacco di fazzolettini, e niente, dunque, allora, vi faccio vedere tutte le mie borse. Non so quanto sia stato breve questo video, so, vi avevo promesso questo video e più che altro perché facevo piacere a farlo, anche perché così almeno aspetta un secondo ragazze. Ed eccoci qua, allora vi dicevo, ho messo a posto le borse perché sennò se mi trovo incasinata con le borse, nel senso disordine la camera, già l'ho messa a posto e riordinata, pulita e lavata, non mi sembrava per caso di rimettere in disordine tutto, vabbè che a parte quei pennelli qui da lavare, questa parte non so se li vedete, ma a breve li laverò, vedete che sporchi che sono da lavare, ma va bene così, saranno pigrizia, ma non so se li lavo oggi o domani, ma li lavo senz'altro, magari li lavo stasera perché non lo so, vediamo, anzi senza vediamo li lavo perché poi viene male a me a stare con i pennelli sporchi e forse il mio viso si accumulano sporcizie, punti neri e brufoli e quant'altro ancora, quindi anche Nain, grazie, già. E
Cosa vi racconto di bello a parte le borse? Nulla, che dopo devo fare un altro video, ma non lo so se lo faccio oggi o domani, e niente. Non so fino a quando mi vedrete qua su YouTube, perché per il momento sto facendo altre cose mie che non vi riferisco a voi, però è così. E per il momento non lo so, preferisco seguire i vostri video, guardarli e poi si vedrà quando farò video miei, qualche videoblog, qualche video di trucco, vediamo, video di ginnastica, non lo so, vediamo. Dico, sono un po' incerta perché boh, mi vedo un po' curiosa, un po' strana, nel senso che ho poca voglia di fare, non di fare video, ho poca voglia di tutto, ragazze, non lo so, neanche io, ma vabbè. Capitano queste incertezze, ogni tanto queste poche voglie, questo poco entusiasmo. Ci sono i momenti no, come per tutti, ma ci tiriamo subito su, ci tiriamo. Io ho il mio segreto, che già ve lo dico qual è per tirarmi su. E il cioccolato. Cioccolato, so che lo so che è uno spasso per i denti, come diceva mio nonno, però. Il cioccolato, non riesco a resistere, o l'affettato o il cioccolato. E nulla, ragazze, sì, lo so, non va bene che io mangio cioccolato se poi devo partire male i denti, ma raga, dico che cosa si deve pur si può soffrire. Vuoi mangiare il cioccolato, vuoi soffrire, mangi il cioccolato e poi soffri. Ma io non soffro perché tanto c'è il dentista che mi aiuta, vabbè, non parliamo di cose antipatiche, che già è meglio così, però la verità è questa. Se mi piace il cioccolato non ci posso fare niente. Già, bella ragazze, e sì, è così. E niente ragazze, io adesso sono qui che vi faccio già questo video, non so quanti minuti siano passati, e nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto ragazze. Ah, un bacio. Non so quanto volte avrò dato un like, un commento e vabbè, lo sapete, se volete scrivervi, scrivervi, se non vi obbligo. Ci mancherebbe solo che io vado a rompervi le scatole per iscrivervi al mio canale, vabbè. Ciao!